così come scegli cosa indossare. Scegli Focus Dynamics, le lenti a contatto giornaliere per una vista molto la maglietta più bianca, no alla torre. Così confortevoli le metti facilmente. Beh, io la rubrò una volta. Ma dove farà? Al termine di Perano Cappelle commentiamo l'andamento della gara con i due tecnici. Iniziamo dal mister Orlando del Cappelle. Cosa ne pensa di questa gara? Ma sicuramente è stata una giornata positiva per il Perano, perché giustamente ha portato in porto il risultato. Noi siamo di qui per fare la nostra onesta partita. Il primo tempo un po' titubante, però il secondo tempo, nonostante in 10, secondo me con un'espulsione un po' troppo affrettata, secondo me il pareggio lo meritavamo tutto. Comunque complimenti al Perano che ha vinto la partita. La vostra è stata in ogni caso una buona partita, vero? Sì, sicuramente una buona gara, però alla fine io sono dell'avviso che contano i punti, quindi torniamo a casa con 0 punti, quindi ne mancano ancora un paio per raggiungere la salvezza, quindi c'è ancora da lottare. La salvezza quindi non è ancora una cosa certa? Ma secondo me non è matematica la salvezza, perché a 3 partite alla fine, quindi considerando che c'è la sosta, può succedere di tutto, quindi è meglio farlo prima che poi piangere dopo, ecco, questo dico io. La sua squadra nonostante tutto si è comportata piuttosto bene. Sì, sicuramente, anche perché, dicevo prima, nonostante in 10 l'abbiamo tenuti su, creando occasioni, secondo me un rigore dubbio non dato a noi, però non siamo riusciti a buttare la palla dentro, speriamo di rifarci alla prossima. Mister Flocco, sono arrivati 3 punti che il Perano cercava a tutti i costi, missione compiuta quindi. Sì, gara importante che abbiamo vinto meritatamente. I miei ragazzi hanno messo tutto, è stata una gara importante che ci dà 3 punti per la salvezza. L'arbitraggio, contrariamente a 15 giorni fa, è stato questa volta all'altezza della situazione? Lasciamoli stare, lasciamoli lavorare tranquillamente, perché
mezzo al campo ci animiamo tutti vogliamo il massimo, purtroppo arbitrare capisco che è difficile, a volte ci mettiamo anche noi, però devo dire che a lunga sono dell'avviso che sì, nelle ultime tre gare siamo state penalizzate, però adesso oggi abbiamo vinto e sono contento di questo. La sua squadra si è comportata oggi piuttosto bene, senza particolari sbavature. No, il Cappello è venuto qui per giocarsi la partita perché potevano avere l'opportunità di rientrare nei play-off. Hanno messo tutto, non ci ha regalato niente, e questo è giusto per il calcio. E sono contento per i miei ragazzi perché sono entrati in campo con la voglia e la giusta determinazione per vincere la partita. Nel prossimo turno una difficile trasferta che vi attende sul terreno della Tessa. Eh sì, andiamo a far visita alla Tessa, gara difficilissima. Noi sicuramente avremo dei problemi di organico, come del resto tutte le domeniche, ma a che fare la mancanza di 3-4 elementi. Però andremo lì per fare la nostra gara, sperando di portare via qualcosa di importante.